campo. Quest'anno vogliamo iniziare, continuando i progetti già avviati, un nuovo progetto, come ha accennato il sindaco, che è relativo alla banca, si chiama Banca Temporanea del Lavoro, per voler caratterizzare, diciamo, questa razionalizzazione degli interventi del sociale verso un maggiore coinvolgimento delle persone aiutate, quindi di collegare sempre più l'intervento sociale verso una corrispondenza di servizi e di collaborazioni piuttosto che sempre dei contributi economici. Quindi questa sarà un progetto da attuare prima di primavera in collaborazione, diciamo, con il privato sociale e le associazioni, dove le persone che entrano nei progetti, diciamo, di sostegno del servizio sociale del comune saranno chiamate a attivarsi nel collaborare in alcuni servizi in cambio dei già noti voucher, ecco, di retribuzione, ecco, quindi questa nuova normativa IMSS. Poi, diciamo, il 2016 sarà, spero, l'anno del consolidamento di un nuovo e più operativo rapporto con le associazioni di volontariato, e avviato, diciamo, nello scorso anno, nel momento dello scorso ottobre, della giornata del volontariato, con le associazioni, l'amministrazione comunale ha definito, diciamo, degli ambiti di collaborazione stabile tra le associazioni e le istituzioni, non solo per essere più efficace nelle rispettive politiche, ma anche per riproporre uno stile di vita soddisfacente per la persona. È un modello che nella vita attuale è importante che gli enti locali e le associazioni ripropongano alle nuove generazioni. Quindi a fine mese si inizierà questo metodo di lavoro e cominceremo a riunirsi in modo stabile, in modo aperto, tutte le associazioni interessate, a partire da quelle volontariato dove c'è già un'intesa, sono invitate. Questo, diciamo, darà avvio anche, diciamo, a un metodo nuovo per operare intorno alle nuove realtà della nostra